costruire Caridi! Calma! Un momento, fermatevi, sentiamo che storia da dirci! Va bene, propongo pane e lavoro per 6 mesi, come un buon padre farebbe coi propri figli. Perché noi siamo una grande famiglia, il cantiere non è mio, ma è soprattutto vostro! Beltra, come mai quando si parla di collaborazione il cantiere è nostro, mentre quando si parla degli utili il cantiere è vero? È la verità, sì! Giusto! Giusto, giusto! A prescindere che gli utili non ci sono mai stati, è giunto comunque il momento di voltare la pagina. Io vi voglio dimostrare chi sono. Io sono uno che ha i coglioni così. Sono capace di lottare come un gladiatore. Sarò il vostro condottiero e se voi vorrete essere i miei soldati, io vi condurrò la vittoria. Veniamo al sodo. Quando ci paghi? Me l'aspettavo questa domanda. Questa domanda me l'aspettavo proprio. E che cosa rispondi? Che cosa rispondo? Io ti rispondo che... Sono una merda, sono un vigliacco, un buon a nulla. Voi dovete aiutarmi, non potete farmi morire così. Beltra, ce li darai 3 mesi di stipendio arretrati? Sì, sì. E anche l'aumento che ti avevamo chiesto? Sì, sì, sì. Bene, siamo con te. Grazie, amici, grazie, grazie. Un momento. Prima una firmettina, abbiamo già preparato il contrattino. Non ho la penna. Come mai avete le penne? Allora, tutto a posto? Tutto a posto, dottore! Porca miseria, mi raccomando, eh? Stanno arrivando, scatta! Più veloce della luce del sole! Defra, molto lieto. Molto lieto. Molto lieto. Sono le mie guardie del corpo. Del corpo? Ah, scusi. Io sono Hakim, servitore del nostro grande padrone Omar Abdul Sef El Rakiz. Quello che io ascolto, lui ascolta. Quello che io dico, lui dice. Quello che io vedo, lui vede. E lui cosa fa, scusi? Chi? Oh, scusi. Dicevo, quello che io vedo, lui vede. E io vedo che questo cantiere è piccolo e squallido. L'abito non fa l'arabo. Dietro quelle lamiere si nasconde una tecnologia nautica che a Cuneo se la sogna, non mi creda. Prego, s'accomodi. Venga a vedere. Cosa c'è lì? Ecco, alla sinistra per chi guarda c'è il reparto ancore. Alla destra il reparto bussole. A certi rumori non ci si abitua mai. Prego, cosa? No, dicevo nel senso del lavoro. Ah, del lavoro. Arrivano! Dai! È troppo forte! Prego! Come reagisce? Di un po'! L'ha abboccato, l'ha abboccato! Bene, allora passiamo alla seconda fase! Forza, ragazzi, dai! È veramente impressionante! Non hanno il senso della misura. Da qua, presto, c'ha da sembrare in mille. Sì, presto! Via! Perdoni la confusione, ma siamo sommersi dal lavoro. Ma tutto questo non corrisponde alle informazson che ho avuto su di lei. Ma le lingue, la concorrenza. Mi piacerebbe visitare un capannone a caso. Quello laggiù. È il numero 4! Ma perché grida? Mi scusi, è l'abitudine al comando. Prego, da questa parte. Presto, al numero 4, tutti! Quanti operai ha? Come? Operai, quanti? Non lo so, non sono mai riuscito a contarli, hai visto, non stanno mai fermi. Forza, fate presto! Dai, arrivano! Siamo qua, eh? Prego. Buon lavoro!
E chi alla vi protegge! Grazie! 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 Mi piacerebbe vedere un altro reparto. Buffy, vuol visitare un altro reparto, il numero 5, assemblaggio, citofona che stiamo arrivando. Bene, dottore, al 5! Citofona in fretta! Forza, provare! Dai, 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 così non ci porti un altro resto. Mettiti gli occhiali, mettitela anche tu. Un ultimo. Dietro! Cazzo, ci metto! Al 5, al 5 di corsa! Un momento, scusate! Sei qui? Che succede? Cosa c'è? Non si può entrare? Si sente male? No, sto pregando! Pregando? Un fedele! Lei è musulmano? Sì, ma rimanga tra noi, sono cose delicate. È mai stato alla Mecca? Tutti gli anni, luglio e agosto. Prego, accomodatevi! E buon lavoro anche voi! Grazie! Prego, prego. È strano, si somigliano tutti un po' qui, eh? Cosa vuole? Il paese è piccolo e praticamente derivano tutti dallo stesso ceppo. Bene, è stata una visita molto soddisfacente. Ciò che ho detto lui dice, ciò che ha ascoltato lui ascolta, ciò che ho visto lui vede. E se volesse anche scrivere ciò che lui scrive, qui c'è l'ufficio, mi firma il contrattino e... Omar Abdul Sefer Rahid è un uomo capriccioso. I suoi affari ama definirli per conto proprio. Prima vorrà conoscerla. Ormai tutto quanto dipende soltanto dalla simpatia che avrà per lei. Beh, potrei invitarlo a casa mia, ma temo di non essere all'altezza. Ah, non si preoccupi. Il mio signore è di gusti semplici e si contenta di poco. Allora faccio la pizza. Basterà un tappeto persiano perché si possa sedere e delle orchidee da poter guardare, da mangiare dei piccoli assaggini di frutti di mare, ostriche naturalmente, botarga e fegato d'oca, in un'atmosfera tutta orientale. Beh, io organizzo, ma mi raccomando però, eh. Alla mano.